Tra gli incontri di Agri Levante 2023 in questa settima edizione ce n'è stato uno che ha cercato un po' di indagare sul ruolo dell'università. I ruoli importanti dell'università sono almeno tre: quello di insegnare naturalmente agli studenti, quello di fare ricerca, ma anche quello di raccontare il risultato di tanta conoscenza ai cittadini fuori dall'università, e si chiama terza missione universitaria. Ne ha parlato il professor Luigi Sartori, che è docente di meccanizzazione agricola presso l'Università di Padova. Benvenuto professore. Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Terza missione universitaria, ho già cercato un po' di introdurla perché ho ascoltato il suo intervento, ma ci approfondisce questo tema. Sì, come ha detto lei, oltre all'attività di scientifica, di pubblicazioni e di ricerca, e a fianco dell'attività didattica dei docenti universitari, si affianca anche questa missione, che è un po' una sintesi tra queste due prime missioni, perché si tratta di sintetizzare le evoluzioni tecnologiche che ci sono e sono state sperimentate con la ricerca, e trasferirle a un mondo che non è quello degli studenti, ma è della società civile. Con società civile almeno noi intendiamo tutti quelli che si occupano di tecnologie, di attrezzature agricole, ma anche società civile, perché alcuni argomenti che studiamo riguardano anche l'ambiente, la sostenibilità, la resilienza, e quindi sono importanti anche per tutte le persone. Parte della società civile sono anche appunto le ditte costruttrici che interpellano voi università proprio per capire come collaborare in funzione anche di migliorare i prodotti che vengono creati, le tecnologie che sono sempre più numerose. Ecco, come avviene questo scambio tra ditte costruttrici e mondo universitario? Beh, da sempre i meccanici agrari universitari collaborano con le ditte costruttrici, perché il nostro settore è un settore applicativo. Certo, molto specifico. È già quasi terza missione. E di solito le ditte chiedono a noi di, ad esempio, migliorare un prodotto, oppure quantificare i vantaggi che una loro tecnologia, vogliono testare una loro tecnologia dal punto di vista ambientale o economico, e così via. E questa collaborazione è importante, perché non solo serve a loro per migliorare il prodotto, ma serve anche a noi per diciamo acquisire esperienza in più, che è esperienza pratica veramente, che ci serve poi anche in futuro. L'ANVUR è l'Associazione Nazionale per la Valutazione Universitaria e ha un nuovo intento di valutazione, quello di cercare proprio di quantificare il risultato, la performance delle università in questa loro terza missione. Ne avete parlato proprio in questo appuntamento? Ne abbiamo parlato nel convegno, ospitando uno dei massimi esponenti dell'ANVUR, che è un esperto, si chiama Esperti Valutatori. L'ANVUR è un ente che ha il compito di valutare la ricerca e l'attività scientifica del personale universitario, dei docenti universitari. Quindi, oltre al fatto di aver quantificato e valutato l'attività scientifica, adesso sta creando delle norme per valutare anche l'attività di terza missione. Grazie professor Sartori, alla prossima occasione. Grazie a lei, grazie a voi.